Ciao a tutti ragazzi, sono ND e bentornati su Car Mechanic Simulator 2014. Allora, ci sono un paio di novità sul gioco. Praticamente è uscita la versione per il telefonino, per l'app. È uscita l'app di questo gioco, il gioco sul telefono, sia per iOS sia per Android. Ovviamente chi ha acquistato il gioco, questo originale, ha anche l'app sul telefonino. Io già l'ho installata, dovrebbe essere arrivata. Devo dire, regà, che forse è carino, però comunque l'app, chi la vuole se la mette. Ok, detto questo, continuiamo con le nostre auto. Che c'è? Che è questa? Controlla l'intero telaio. Devo fare un po' di cose. Sono andato fuori strada, ho rotto tutte le sospensioni. Bello, quanto sei bravo, guarda, sei proprio bravo. Facciamo il test, va, vediamo che cacchia hai rotto, brutto testino di minchia. Certo che, con sta macchina tua fuori strada, sei proprio un testina, sei io. Sei proprio un bel testina. Ah, pasticche, stai bene. Anteriori, posteriori. Anche posteriori. Dai, dai. Vediamo un po' che hai rotto, su. Vediamo cosa hai rotto. Ah, signore, ma uno può rompersi così. Può spaccare la macchina perché è andato fuori strada. Ma tu non sei normale per un cacchio proprio. Ma per un cacchio proprio. Tiè, bello. Ha spaccato il mondo sto testino da bacchio. Hai spaccato proprio tutto, testina. Ora mi tocca smontare tutto il telaio sotto, smontare gli ammortizzatori, smonta il motore, smonta, cambia i pè, che metti che, e deve da, e deve da. Bello, che spettacolo, zio. Tiè, guarda che ha spaccato tutto. Molla e ammortizzatore, ma quanto sei bravo. Proprio, guarda, ti chiamavano per i paesi a fa ste stronzate te. E ringrazia Dio che non devo smontare, non ha spaccato manco il coso, perché sennò qui. Questo, l'asse. Tacci. Allora, via questa. E via questa. Smonta. Grazie, zio. Andiamo ad acquistare i pezzi. Mannaggia, oh, ma uno può spaccare le cose così. Ma io non lo so. Ma non lo so. Non lo so. Allora, posteriore mio. E molla posteriore. Molla, molla, molla. Molla, eccola qua, molla posteriore. Perfetto. Andiamo a rimontargli il tutto. Penso che la gomma sia andata anche quella, perché di solito se spaccano questi, spaccano pure le gomme. Ok, e ok, e uno l'abbiamo messo, e l'altro pure. Mo' gli rimettiamo questo. E ok, e gli rimettiamo questa marmittina qua. Ok, vediamo se è a posto o se devo. No. Quindi sì, ha danneggiato pure la gomma. Sto pezzo di cacchina schifoso. Abbassa, va. Guarda che sei proprio un testina, oh. Sei proprio un testina. Ok, smonta la gomma e vediamo se anche la gomma è da mettere. No, la gomma è nuova. I gommini stanno bene. E che cacchio è sfondato? Ah, ok. Facciamo un test su strada. Io spero che non mi hai distrutto l'asse, perché io ti giuro, mamma mia, cosa ti faccio. Mi hai distrutto l'asse e io ti smonto la macchina pezzo pezzo e te la lascio smontata. E ti dico, montatela da solo adesso. Veloce, eh? È veloce, sì. Ha una buona velocità sta macchina. Frena, grazie. Accelera, grazie. Ora, slalom. Dai, dai, dai.
Ok. Dossi. E poi frena. Grazie, morto gentile. Ora andiamo a vedere cosa ha carrotto sto testina d'abbacchio. Ma io non so, ma se uno può rompere macchine così? Ma non è normale la cosa, zio, non è per niente normale. Ok. C'è qualcosa di rotto. Oh, porca. Ah, ha rotto l'asse. Quello che io temevo. Eccolo là. Ha rotto l'asse, sto maledetto. Ah. Ma uno può essere così un po' ignorantello. Ha spaccato l'asse. Io spero che non ha spaccato quello centrale. Devo fargli il test. Però no, se funziona quello laterale, non penso quello centrale l'abbia rotto. Oddio, che era sinistra. Oddio, mi pare che era sinistra. Sì, era sinistra. Asse motore sinistra. Ma come si fa uno a spaccare l'asse? No, destra. Fanculo. Ok, vendi questo, vendi questo, vendi questo. Io ho comprato quello sinistro, in realtà quello destro, però comunque l'ho venduto. Dai, destra. Infatti era destra, non era sinistra, fanculo. Mi sono sbagliato, raga. Mi sono sbagliato proprio. Pensavo che era questo. Ok, metti la gomma. Grazie, metti la gomma. Perfetto. Ora vediamo se vuoi tutto. Ok, a posto, ciao. Salutami la macchina quando l'hai aggiustata. Quando l'hai aggiustata. Salutami anche nonna. Ciao nonna. Ok, vediamo cosa ha questo. Trova ed elimina la causa. Ero in ritardo per il volo e così ho corso un po'. È tempo che sia questo il motivo. E temo che sia questo il motivo degli eventuali rumori che ora. Evidenti rumori che ora vengono dal tubo di scappamento. Ah, signore. Signore. Mo' adesso mi devi dire qual è quello rotto. Ok, solleva l'auto. Avrà spaccato sicuramente qualcosa. Eccoli. Questo funziona. Questo funziona. Io spero che gli altri funzionino. Questo funziona. E questo funziona. Bene. Ha rotto solamente quello. No, 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 no. No, 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 no. Ecco. Ha rotto solo questo, credo. Se non ha rotto anche quello attaccato al motore. E spero di collettori. Spero di no, perché se no veramente ti spacco. No, 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 sbagliato, sbagliato. V6 posteriore sinistro. Mi devo imparare a leggerli prima di comprarli, perché sennò io compro a buffo. V6 posteriore sinistro. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Eccoli qui. V6 posteriore sinistro. Perfetto. V6 posteriore sinistro. Ok, adesso monta. 100%. Perfetto. Vabbè, ha spaccato la marmitta. Non è che ha fatto chissà che danno. Eh no. No, pure i collettori. Mortacci. Svergognato che non sei altro. Hai spaccato pure i collettori, maledetto. Sì, ha spaccato pure i collettori. Quanto sei pezzo di cacchina. Mamma mao. Mi tocca smontare tutto. Mi tocca smontare tutto. Porca vacca, mi tocca smontare tutto. Sei proprio un banabacchietto, un testina de minchia proprio. Ha spaccato i collettori, oltre che l'ultimo.
smonta questo. Ok, smontami questo. Ma guardate questo, ma come è fatto a spaccare il collettore? Vabbè che ha schiacciato la macchina e chi se ne frega, ma cacchio. Ok, ora che abbiamo smontato questo, riabbassiamo la macchina e smontiamo i collettori. Ma guardate questo, oh, non spacca i collettori così, giusto perché sei bello. Tiè, 4, 8, 12 viti. 4, 8, 12, 12, 24 viti, mortacci. Ne potete mettere una in più, no? Ok. Ah, comprare collettori. V6, comprare collettori V6. Stavano sopra i collettori V6, mi pare. Eccolo qua, collettori di scarico V6. Accide Pippo, quanto costi? Mi costi più te che un fio scemo. Ok, rimontare i collettori. Rimontare i collettori. Ok, ci siamo. E dai, madonna le viti. Devo aumentarmi un po' la velocità. Mi ha stressato sta cosa che va tu allora. Ok. Ok, allora, montiamo questo. Viti. Poi, questo. Viti. Poi questo e viti e questo viti. Poi ci abbiamo quello di destra, scusa, di sinistra, viti. Poi abbiamo quello di qua e viti. Ok, tutto verde. Vedo tutto verde. Perfetto. Ora, spero che ti sta bene. Ciccio, io i tubi di scappamento te l'ho fatti tutti. Ho fatto pure i collettori addirittura. Quindi no, non sono solo i tubi di scappamento? Che altro può essere? Scusa, io, allora, i tubi di scappamento te l'ho fatti. Proviamo a vedere le prese d'aria. Perché se uno stira la macchina e spacca le prese di aria, può darsi che questo è rotto. O questo o la presa d'aria direttamente. Eh no, questo è verde. Quindi rimontiamo questo, sì, 92, funziona. Ok. Ok, questo? No, 95. Quindi, che altro può essere? Niente, tocca fargli il test. Tocca fare il test su strada per vedere cosa c'hai di rotto. Ah, signore. Ok. LX500 Limited. La Sheo. Schifo. Tutta in prima si è fatta. Oh. Pensa che motore è... Oh, zio, giri troppo, per i miei gusti. Frena. Ok, metti la prima. Tiè, guarda quanto è lenta. E tu hai stirato sta macchina. Madonna. Ci hai messo una vita, ci hai messo a partire. Te credo che stavi a perdere aereo. Va a due all'ora sto cesso. Dai, porca miseria.
Va tu allora sto cadavere. Ecco, poi sui dossi è ancora peggio. Tiè, madonna, tutta in prima ma so fatta. Come ho fatto quella stirare marce, non si sa. Vabbè. So affari sua, chi se ne frega. Non mi dica spaccato il cambio perché io veramente ti smonto le mani e te le metto in tasca. No. Non è rotto. Funziona. Quindi? Ok, facciamogli il test degli ammortizzatori. E freni. Vediamo cosa ha rotto. Sto testino di minchia. Porta la ruota anteriore sul freno. Tieni premuto il freno. Ok, queste funzionano. Posteriori. E questa è più o meno 1 e 2, dai. Si può fare 1 e 2. Ok, testa d'ammortizzatori. Oh, l'unica cosa che può aver rotto sono ammortizzatori. Le marmitte devo cambiare tutte. T'ho cambiato tutto, pure i collettori. Quindi non mi stressare la vita. Eh sì, un pochino 93, forse un gommino. Forse un gommino posteriore se n'è andato a farsi fottere. O comunque sta lì lì, magari è giallo. È l'unica soluzione, cioè, è l'unica cosa. Non ci stanno altre cose. Ho modificato tutto. No. Cioè, la macchina è sana. Adesso è sana. E tu mi stai stressando ancora la vita? Non capisco, zio. Io il tubo di scappamento te l'ho aggiustato. Ah, fammi controllare un attimo. Cinta. Ecco cosa c'è di rotto. Ecco cosa c'è di rotto. Sto testina di minchia ha spaccato la cinta di distribuzione. Eppure lo spimortacci. E pippo desto svergognato schifoso. Allora, via questa. Via la puleggia. Il tendicinta. La cinta. Via anche questo perché così lo vediamo. Non si sa mai. Rimontami questo. Sì, sta al 95% funge. Questo stava al 95%? Sì, 95% che se ne frega. Allora, cinta. Taci di pippa ha sfondato pure i cinte con. Allora, cinta V6, eccola qua. E cinta di distribuzione serpentina V6, eccola qua. Ok, rimontiamo il tutto. Cioè, ma vi rendete conto? Ah no, devo aggiustare pure quella. Ah, fanculo. Mi sa che non si può riparare. E infatti. Ah, il tendicinta di merda. Mi ero dimenticato il tendicinta, raga. Tendicinta, tendicinta? No. Più giù, più giù, più giù. Dove diavolo è il tendicinta di merda? Eccolo. Puleggia, carburante, pompa. Tendicinta. Ok, perfetto. Oh, mo adesso stai a posto, eh? Non te voglio proprio sentire adesso. Provvedi a fa. Il gentile con la macchina perché sennò tra una settimana ristai qua un'altra volta. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Ok, ciao zio! Salutami sort, mammat, sort, mammat, mammat, sort. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa bella puntata. Switch riparte, ripara tutte parti rotte. Esegui un chip tuning. Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Cos'hai? Quello è arancione. Quello è magrabo. Ok, qui mi vendi tutto, grazie. E niente, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio.
Come sempre sono in DD, nel prossimo video faremo quest'auto rossa fiammante semi Jeep uscita dal terzo comandamento del Jeep. Questo SUV brutto in cui non si può guardare. E noi ci vediamo in un prossimo episodio, come sempre sono in DD e niente, lasciate un commentino, fate un po' quello che vi pare, raga, tanto per me non ci stanno problemi. Come sempre sono in DD, ciao a tutti!